Salve a tutti, questo sarà un video molto breve per due motivi. Uno è che devo andare a lavorare e secondo poi perché c'è secondo me veramente poco da dire su questa partita. Doveva essere la prova del 9, no? Per questa squadra, una squadra che poteva dimostrare finalmente di essere matura. Così non è stato, abbiamo rivisto la Roma che siamo abituati a vedere, quella che sbaglia l'occasione definitiva, no? Cioè che fa 9 su 10 benissimo e l'ultimo passo arriva la debacle che ti porta a 9 passi indietro. Non credo che questo sia il caso, perché è vero che la Roma ha perso 4-0, una sconfitta pesante, ma le attenuanti secondo me sono tante e in parte giustificano quello che è stato il risultato sul campo. In primo luogo sicuramente il clima, no? In cui si è giocata questa partita, era una partita nel nome di Maradona, una partita che doveva servire a rendere onore a questo personaggio, principe della Napoli sportiva, e la squadra di casa non è mancata di onorare il suo idolo. D'altra parte la Roma scendeva in campo con una formazione martoriata da Covid e da infortuni, perché la difesa era composta da Mancini, che è dovuto uscire subito perché arrivava con un malore alla caviglia, con dopodiché un Cristante adattato al ruolo e un Ibañez, una Roma che si ritrova a dover far giocare Juan Jesus al primo tempo, a centrocampo una Roma anche qui stanca, consumata, Vertu anche lui esce per infortunio, Mkhitaryan, Pedro che giocano tutte le partite ma hanno la loro età, Pellegrini reduce da Covid, qui poi subentrerà Villar che comunque ha giocato una buona partita come sempre, e lì davanti il povero Edin Dzeko, anche lui reduce da Covid. Quindi una formazione, ecco, ripeto, che non deve essere una scusante, ma ci dà quel tassello in più per capire i motivi di questa sconfitta. Il dato interessante è che sotto Fonseca, nei 15 scontri diretti con chi si contendeva il posto, quando per la Champions, quando per la Coppa UEFA, quando per quello che vogliamo noi, la Roma ha vinto solo in 3 occasioni su 15 sotto la gestione Fonseca, e anche oggi dimostra questo trend estremamente negativo. Comunque la prima sconfitta de facto del campionato, una Roma che è ancora lì. Fortuna vuole che le altre, a parte Milan e Inter, non abbiano brillato, perché la Juventus pareggia col Benevento, la Lazio perde con l'Udinese, per cui tutto sommato è una sconfitta che non fa troppi danni, anche perché siamo all'inizio del campionato. Una Roma che nel mercato di gennaio sicuramente riuscirà a puntellare quei ruoli ad oggi carenti, per cui si riparte all'Europa League con lo Young Boys. Una Roma che può dimostrare anche lì di aver tenuto mentalmente, vincendo, non so se matematicamente, ma credo di sì, sarebbe prima del girone, con la qualificazione, ricordiamo, già in tasca, per cui si può ripartire dalla gara europea e la Roma deve ripartire da quella gara. Detto questo, ripeto, c'è veramente poco da dire, inutile parlare di tattica, formazioni, oltre quanto ho già detto, perché è una Roma completamente annichilita. Nel primo tempo prova a dire la sua per i primi 5 minuti, dopodiché dominio completo Napoli. Nel secondo tempo la Roma fino al 60esimo prova a fare la partita senza però effettivamente creare alcun tipo di pericolo, perché si sbaglia sempre l'ultimo passaggio, giocatori fuori forma. In particolare fa impressione la prestazione di Mkhitaryan, che veramente rispetto a quanto abbiamo visto finora sembrava completamente un altro giocatore, ma anche Pedro. Dzeko, io non sono mai stato un grande stimatore di Edin Dzeko, però anche lui, ripetiamo, reduce da Covid, una prestazione estremamente sottotono che ci può stare, anche se ad onore del vero è da inizio campionato che questo Edin Dzeko sembra reduce da Covid, per cui detto questo io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, mi abbasso Lazio.